La domanda è semplice, molto semplice. Edo. Edo un padre, un amico, un confidente, amico di tutti. Per me il rapporto, c'era un rapporto oltre che padre e figlio, c'era un rapporto di amicizia, di stima, di fiducia, di collaborazione anche sui campi sportivi per quanto riguarda le foto. Edo per noi è, come abbiamo detto più volte, è stato un faro. È un faro che ci continuerà a illuminare, perché per noi era tutto. Era tutto ciò che ci circondava, era tutto ciò, era il nostro punto di riferimento, il nostro cardine principale. Quindi diciamo che sulla bussola non abbiamo perso l'ago, ma lui ci continua a guidare nonostante tutto. Con Antonio Aloisi, allora siamo al Memorial di Edo. Tanto la prima domanda è semplice: Edo? Beh, è una persona in gamba, una persona che ricordiamo con grande affetto. Era un nostro amico, un amico che avevamo sempre al nostro fianco quando scendevamo in campo, quindi vedere tutta questa gente radunata qui per lui significa che ha lasciato un ricordo eccezionale, quindi abbiamo perso un grande amico. Con la squadra della Sanmettese delle vecchie glorie, e parliamo di... la prima domanda è semplice: Edo? Edo era un grandissimo amico, lo conosco da anni, abbiamo giocato a calcetto insieme, quindi questo è il minimo che potevamo fare, venire su. Una persona indescrivibile, buona, pronta a tutto, quindi mi viene adesso i brividi proprio a pensare a lui, perché io l'avevo visto, avevamo parlato, scherzato, la domenica a San Benedetto, perché era venuto giù per fare il servizio fotografico, e quindi mentre dopo mi ha chiamato l'amico Giulio dicendo: guarda che è successo questa cosa, sono rimasto incredulo, perché effettivamente, ti ripeto, è una persona veramente buona e brava. Quindi